Buongiorno a tutti. Oggi è il 5 di luglio, è un lunedì, sono le 6:17. Sono già 10 minuti in ritardo. Beh, vabbè, 10 minuti non credo che mi... Ho avuto un problema con il copriscopri che non mi si abbassa più. Il vetro sporco, lercio, lordo, lurido, eccetera, eccetera. Il camion era dal meccanico, che ho avuto i soliti problemi con l'Adiblu, con l'impianto dell'Adiblu, che mi ha fatto il masagno di roba secca e non funzionava più correttamente. Adesso hanno sostituito lo spruzzatore, hanno detto. La pompa era già stata sostituita un mese fa, altra roba era stata sostituita 3 settimane fa, insomma ci ho già lasciato quasi 2000 euro in 2 mesi sull'impianto dell'Adiblu, e perché fortunatamente Volvo ha partecipato alla spesa, che si è accollata una parte delle spese di sostituzione di tutti i pezzi, perché altrimenti se no erano molti più soldi quelli che mi sarebbero usciti fuori di tasca. Adesso sostituito anche questo, non c'è più niente da sostituire. Vabbè, vediamo. Per il momento ci vediamo poi, ragazzi. La giornata comincia bene. Ho fatto 5 km e siamo già in coda. Mica male, eh? Il navigatore segnala un veicolo guasto più avanti, sarà quello il motivo. Baracchino, ancora nessuno di...
siamo arrivati al dunque. Dai, bello con sta Dacia, dai, ha solo forato un pneumatico, dai. Andiamo a vedere se a Villa Marzana è ancora da uscire.
stazione, perché ovviamente lui non sa che, che non si può proseguire in via Villa Marzana, per cui mi viene da pensare che più o meno alle 9, alle 9, 9 qualcosa arrivo, sì, insomma. Se arrivo tardi farò 10 minuti tardi, nulla che mi, che mi faccia prendere una sgridata, diciamo. Altro tratto di lavori, anche qua non ci sono code al momento. Casello che incasina anche quello.